Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno, buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo, come stai? Bene, te Dario? Bene, ancora bene, solo? di slancio, solo, solito. Siete te, Dario e Bersani, quindi siete in tre. Siete. Siamo noi tre con Mimmo per con Mimmo te quattro per analizzare. Sì, io partirei. Oddio, c'è pure quella partita di ieri, se ti ha detto qualcosa. Certo, Pallotta che guarda, parla che due volte in quattro. Concatenate le cose, se ti posso anticipare. Vedi, il presidente della Roma che parla due volte in quattro giorni, prego Mimmo. Esattamente. Allora, io credo che la Roma non abbia una buona comunicazione. Credo che uno dei principali problemi o difetti o non pregi della Roma attuale sia una comunicazione non adeguata, anche se ci si vanta di avere una grande comunicazione. E devo ritenere che il peggior comunicatore della Roma recentemente è stato proprio il presidente James Pallotta, il quale con una tempistica fuori dal comune, con una sagacia veramente inusitata, è riuscito a parlare, non dico male, ma comunque è riuscito a dire alcune cose nel momento più sbagliato probabilmente dell'ultima mesata. Faccio un esempio. La Roma è una squadra che da un mese a questa parte sta cercando di vivere la nuova stagione. Non ha comprato nessun giocatore, non ha un portiere, non ha terzini, non ha uno straccio di giocatore ancora nuovo da presentare ai propri tifosi, ai quali ha chiesto i soldi in anticipo per la campagna abbonamenti. E il presidente Roma che cosa fa? Dice che sono tutti cedibili, in particolar modo uno che si chiama Daniele De Rossi, perché quella è la domanda specifica. La domanda specifica: De Rossi è in vendita, tutti sono cedibili. Benissimo. Il problema della mancanza di adeguata comunicazione è che due ore dopo questa dichiarazione da parte di James Pallotta, che è il presidente a Roma e che dovrebbe ricordarsi che al di là di tutto De Rossi è il patrimonio più importante per quello che rappresenta all'interno della società come stipendio e quindi dovrebbe in qualche modo tutelarlo sempre e comunque, dicevo, questo giocatore che è stato definito praticamente in vendita sfodera una prestazione, credo, da luccicarsi gli occhi. Qualcuno dirà la prima dell'anno, qualcuno dirà siete tutti bravi perché la nazionale gioca con la Roma, no, comunque questo non deve interessare. Deve interessare che quel giocatore con la maglia numero 16 del Serie d'Italia è un calciatore della Roma, il quale era stato messo praticamente sul mercato soltanto due ore prima. Allora io dico, ma è possibile andare avanti in questa maniera? Invece di pensare a comprare un portiere, invece di comprare un paio di terzini, pensare di comprare qualche giocatore importante per rinforzare la squadra, si comincia a parlare della cessione di quello che probabilmente ieri ha dimostrato di essere un giocatore di caratura ancora, e dico, ancora a dichiaratura internazionale. Io non lo so Dario, aiutami tu, ma è possibile che si fanno questi autogol così clamorosi? Com'è possibile che si facciano questi autogol? Qual è il problema della Roma? La mancanza di comunicazione, il fatto che Pallotta probabilmente non sa neppure quello che ha fatto De Rossi in carriera, perché probabilmente non avrebbe detto quelle cose. La colpa io però, vedi caro Dario, permettimi di dire questa cosa, la do a Pallotta, sì, ma non la do tutta a Pallotta, perché Pallotta sta talmente tanti chilometri lontano, vive talmente la Roma in maniera distaccata, magari non per volontà, ma perché proprio c'è una lontananza che divide la sua persona fisicamente da Roma. Io credo che però qualcuno che sta qua e che lavora per Pallotta dovrebbe in qualche modo evitare che si creino queste situazioni. Io questo penso, credo che se uno lavora per la Roma per conto di Pallotta dovrebbe far capire al presidente che dire quelle cose in un momento in cui la campagna qui si è bloccata e si parla soltanto di cessioni, in primis la cessione di quello che è stato ieri il miglior giocatore della nazione italiana, va bene, va bene tutto. Secondo me è un errore dire che va bene tutto, ovviamente è un eufemismo, è un paradosso, non va bene niente, questa è la situazione. Invece di pensare a comprare i giocatori si dice no, noi stiamo cercando di vendere perché nessuno è incedibile tranne Totti. Poi dopo aprirei una piccola parentesi anche su Totti. Sì, perché pure lì direi, insomma, c'è un po' una disformità di interpretazione. Che Totti ha un altro anno di contratto con la Roma fino al 2014, penso. Perché quando lo dice non so se resterà a Roma ancora un anno o due, un anno ci rimane ancora sicuro per forza perché c'è il contratto. Eventualmente si parla dalla fine della stagione 2014 in poi, però probabilmente, torna a ripeterti Dario, io la colpa non la do tutta a Pallotta, io la do pure a chi lui ha messo qua, evidentemente non lavora nel modo giusto per evitare che lui, il presidente, faccia di queste figure, o no? Non c'è ombra di dubbio. L'unica cosa, Mimmo, quella che prima poteva essere un attenuante, cioè la lontananza, la scarsa aderenza, qui non si è radicato sul territorio, non ci viene, secondo me adesso è diventato un alibi.
Perché? Perché dopo un biennio di questa esperienza consortile, questo consorzio americano connubio con la banca, fino a 10 mesi fa il presidente della Roma era Di Benedetto, poi è subentrato Pallotta, ma sempre loro erano, perché non è che si può, se questi 2 anni non hanno, te dico, insegnato niente, ma non hanno consigliato niente per la gestione, anche, ecco, come dicevi tu, della comunicazione, della tempestività in alcune determinate uscite, è lì ancora più pesante. E però a sto punto, insomma, il proprietario, perché Pallotta è l'azionista di riferimento al 60%, sì, è il proprietario, è il presidente quantomeno della Roma, sicuramente è il presidente. Allora lì è diversa la situazione, perché adesso abbiamo parlato di tutti quelli che sono dei suoi sottoposti, dei suoi collaboratori, poi c'è chi fa il factotum, chi fa il Richelieu, la figura ombra, quelli sono ruoli che si stanno ritagliando loro. In tutti gli ambienti. Baldini non c'è più, quindi adesso insomma non è che Sabatini, Baldissoni, Zanzi, non necessariamente in quest'ordine, sì, noi parliamo sempre pure di loro. Adesso pure il proprietario, secondo me, deve dare qualcosa di più, Mimmo. Ma non c'è neanche un dubbio, e soprattutto dovrebbe dare un pochettino di meno a livello di queste dichiarazioni. Io già immagino che qualcuno potrà dire, ma voi ce l'avete sempre con la Roma, con la nuova dirigenza della Roma. Io cerco soltanto di sottolineare le cose che, secondo me, a mio giudizio, non vanno, proprio perché vorrei che la Roma potesse andare avanti in un'altra maniera, in maniera molto più spedita. Non è colpa mia, non è responsabilità mia se la Roma non ha ancora comprato nessuno, e l'unico nome di cui si pensa che si pensa accedere è quello di De Rossi, abbinato a quello di Osvaldo, abbinato a quello di Pjanic. Tre giocatori che probabilmente troverebbero posto in qualsiasi squadra importante del calcio europeo, però la Roma non si sa perché questi giocatori non l'ha mai definiti incedibili, anzi probabilmente sta cercando di cederli. Come? Testimoniato ieri dalle parole del presidente. Allora io ritengo che sia stato un errore clamoroso di comunicazione e di tempistica, nel momento in cui, torno a ripetere, c'è una tifoseria intera che sta aspettando qualche nome nuovo, sta aspettando da settimane che ci sia l'annuncio per Benassià, che era fatta e tutto a posto, sta cercando di capire chi sarà il portiere perché non c'è un portiere, sta cercando di capire tutti i nomi che sono stati avvicinati alla Roma, se sono reali, se sono veri, se arriveranno. In questa situazione il presidente se ne esce e dice: sono tutti incedibili, De Rossi vedremo, come nel basket, come faccio al Boston Celtics, nessun giocatore è sicuro di rimanere. Benissimo, 2 ore dopo De Rossi gli sfodera quella prestazione. Benissimo, va tutto bene, però pensateci prima di aprire la bocca, perché sennò poi alla fine fate una figura, diciamo così, un po' barbina. E soprattutto io penso una cosa, vedi Dario, le parole poi le porta via il vento. Ballotta può dire quello che gli pare. Sfortunati o più maldestri, non lo so. Che... No, io ti dico un'altra cosa, guarda, Ballotta può dire qualsiasi cosa, è nel suo diritto scegliersi gli uomini del suo management, tenerli lì e non cacciarli nemmeno se hanno sbagliato quello che hanno sbagliato negli ultimi anni, benissimo, però fai i fatti, cioè porta i giocatori, allora nel momento in cui tu porti i giocatori, ti puoi permettere, sempre secondo me, di dire qualsiasi cosa, di dire questo non voglio, questo lo tengo, questo non voglio, intanto ecco di uno, ecco di due, ecco di tre, e no, e qui non arriva nessuno. La Roma, se oggi fa una partita, sta ancora senza portiere, si presenta in 10, adesso io esagero ovviamente, però la Roma non c'ha un portiere, benissimo, e il presidente, il primo che dice che non è incedibile è De Rossi, benissimo, va bene tutto, però non mi pare che sia questo il modo per andare avanti in una certa maniera. Poi possiamo anche, chiudendo questa parentesi che probabilmente interessa o magari non interessa, io non lo so, questo non ho il polso della situazione. No, interessa perché stamattina se ne è parlato molto, abbiamo aperto le dirette, Mimmo, e di quello anche hanno voluto parlare. Vedi, quindi vuol dire che un pochettino magari la piazza la conosco, la cerco di interpretare qual è il sentimento della tifoseria. Però allora io dico, vogliamo cominciare? Allora, questa è un'altra settimana che ormai è passata, no? A forza di questa settimana non è quella buona, questa non è quella buona, la settimana sta finendo, e il weekend, lo sapete, per tutti gli operatori di mercato è sacro, a meno di clamorosi colpi di scena, se non succede qualcosa oggi a livello di mercato non succede nulla fino a lunedì prossimo, quindi si scavalla anche giugno, si comincia luglio, si avvicina il giorno del raduno e la Roma sta ancora a pensare di trovare un portiere, perché il portiere ancora la Roma non ce l'ha. Va bene tutto, Dario? Secondo te va bene tutto? No, secondo me va bene quasi niente, però
Ma però non lo so. Discorsi, Dario. Significa volere il mare della Roma, avercela con la società, o cercare invece di avere una società migliore e cercare di avere un atteggiamento diverso da parte della dirigenza? Spiegamelo, perché io talvolta perdo il senso così dell'orientamento sotto questo aspetto. Io ritengo che se uno fa delle critiche, fa delle osservazioni che non siano fine a se stessi, ma che insomma dovrebbero cercare di stimolare un pochino quello che è l'operato di una società. Poi magari ovviamente nessuno ascolta, nessuno sta qui a sentire dire quello che dice Mimmo Ferretti o quello che dice Dario Bersani, io me ne rendo perfettamente conto, però qualcuno dovrebbe capire che questa è una situazione abbastanza particolare, abbastanza strana. A me non sembra che sia una situazione lineare, non sembra assolutamente. Lineare no, poi diventa una cosa spiacevole, Mimmo, perché sembra quasi in disco rotto, ma in assenza di fatti nuovi e di segnali nuovi, io non saprei come diversamente interpretare questa fase di stallo. I segnali non sono arrivati, un certo tipo di segnali che qualcuno aspettava dopo questi due anni desolanti, per come hai chiuso questa stagione. È passato un mese abbondante, non l'hai dati, non le hai dati, perché... Ma il problema è la domanda, Dario, è quella che ci ponevamo poi ieri, no? Cioè non si fanno acquisti perché non si hanno i soldi per farli? Qual è il punto? Beh, io credo che dopo quell'uscita di ieri di Pallotta, quella tesi è stata in qualche modo avvalorata, neanche troppo, no? Esattamente. Nel senso che se uno vuole fare una grande squadra, grande per davvero, che cosa fa? Tiene tutti i pezzi migliori e poi vicino a questi giocatori mette altri grandi giocatori. Se tu invece cominci a dire sono tutti cedibili, mi è venuto in mente l'Ajax, no? Mi è venuto in mente l'Udinese, mi sono venute in mente queste società qui che hanno la possibilità di prendere dei giocatorini, li tengono lì e poi li rivendono al miglior offerente. Però poi magari l'Ajax gli scudetti li vince, perché in Olanda non c'è nient'altro di meglio, l'Udinese lo scudetto non vincerà mai. Se la politica della Roma e la politica dell'Udinese a me non piace tantissimo, cioè io sarò un vecchio buon tempone, diciamo così, no? Però io ho sempre detto, e lo ripeto anche in questa circostanza, che secondo me la Roma deve partire ogni anno per vincere lo scudetto, perché questo merita il bacino di utenza, lo chiamo così, va così, sono contenti a Trigoria. Però bisogna anche fare la squadra poi per tentare di vincere. Se invece tu cominci a dire tutti sono incedibili, nessuno è incedibile, tutti possono essere cedibili, parli di De Rossi e poi succede quello che succede due ore più tardi, magari prendiamolo come un errore di tempistica e di comunicazione, l'ennesimo errore di comunicazione. Però tra l'altro poi parleremo anche della prestazione di De Rossi, perché è anche il caso di capire come mai c'è questo De Rossi azzurro e questo De Rossi giallo-rosso. Io sono pronto ad affrontare qualsiasi tipo di confronto dialettico con te, caro Dario. No, anzi, direi prima di fermarci qualche minuto, l'abbiamo, Mimmo, se vuoi. Ma guarda, la spiegazione è semplice. Allora, consentimi di dire una cosa, che se tu c'hai uno scarico a destra su Maggio e Candreva, uno scarico a sinistra su Marchisio e Giaccherini, è un pochettino diverso che se c'hai lo scarico a destra su Piris e a sinistra su Balzaretti. Devo andare avanti? Quindi dice quello già un punto. Beh, questa è già una cosa, no? Perché vogliamo escludere comunque una cosa a priori, no? Cioè De Rossi è uno che gioca alla stessa maniera, con la stessa intensità di sentimento, sia con la Roma che con la nazionale. Questo vogliamo dirlo, che non è che può essere, esiste un De Rossi che gioca col cuore con l'Italia e della Roma gli frega niente. Nel momento in cui si mette in dubbio pure quel presupposto, è chiaro che viene meno. Io non lo metterei, no, ma appunto, ognuno può pensare a quello che vuole, ma io viene meno proprio non la me la sento di metterlo in dubbio, no? Certo che no, però secondo me, Mimmo, viene il discorso tattico e quindi di compatibilità tattica con i compagni, viene in subordine rispetto a una condizione, arrivo a dirti, psicofisica diversa. No, perché stavo arrivando, perché il De Rossi che vedi in campo pesa, è alleggerito dei 50 kg, cioè quasi plana sul campo. A Roma negli ultimi periodi era una cosa estenuante, cioè si vedeva proprio quasi andasse avanti che catene. Sì, esatto, so come... perché c'aveva i piedi di piombo che ne faceva anche alzarsi da terra. Adesso, come tu vedi, alla terza partita, non dico consecutiva perché una l'ha saltata per squalifica, sì. Però mi sembra che la condizione è migliorata, quindi vuol dire che probabilmente lui è uno che ha bisogno di giocare anche con una certa continuità. Questo è dimostrato quando io ho fatto pezzi su pezzi negli anni passati, quando veniva definito De Rossi lo stacanovista della Roma, no?
che c'erano 65 partite in stagione e lui giocava tutte 65. Te lo ricorderai, Dario, sì, no? Quindi probabilmente è uno che ha bisogno di giocare sempre. Quest'anno, per mille motivi anche dipendenti dalla sua volontà, tipo i suoi errori, le espulsioni e quello che non si è fatto manca niente, probabilmente non ha avuto una continuità di rendimento, nel senso che non ha avuto continuità di gioco, perché una volta gioca, una volta non gioca, una volta non gioca, tre volte fuori per l'espulsione del derby, clamoroso suo errore, ovviamente. Però evidentemente lui è uno che ha bisogno di giocare da un punto di vista di ritmi con una certa intensità. Poi da un punto di vista tattico, te l'ho spiegato, insomma, io credo che lui per il suo modo di giocare a pallone prediliga una difesa a tre, cioè nel senso che lui con tre centrali dietro e due esterni in quella maniera, e lui che non ha il compito di fare il regista, ma fare anche il regista, ma non soltanto il regista, probabilmente riesce a sviluppare al meglio le sue qualità, nel senso che in un centrocampo in quella maniera, quando ha un compagno al fianco, come lo aveva ai tempi di Pizzarro, tanto per dire, in questo caso Pirlo, e non quando lui è il perno, il centro del centrocampo con due intermedi che sono più laterali, secondo me lui riesce a esprimersi meglio quando gioca a quattro, come si è visto ieri, quando di fatto ha un compagno sulla stessa riga e non uno più dietro, uno più avanti. Detto questo, tanto io lo so che qui si scateneranno ovviamente le polemiche, perché De Rossi è uno che spacca la tifoseria, non so se in due, ma comunque non c'è uniformità di giudizio nei confronti di Rossi. Io mi rendo perfettamente conto che lui nella stagione che ha giocato nella Roma non è stato un grande calciatore, non è riuscito a rendere per quello che lui è capace di rendere, tipo quello che ha fatto vedere ieri sera, quando praticamente è stata lui la stella in un centrocampo in cui si agitavano giocatori come Xavi, come Busquets, come Iniesta talvolta, anche se defilato. Insomma, a me è sembrato che lui abbia fatto una partita veramente molto molto buona, però quello è il De Rossi che serve alla Roma. La domanda, più che chiedersi o cominciare a dire De Rossi de sotto, De Rossi de sopra, è cercare di capire quali sono le possibilità per far rendere De Rossi nella Roma come ha giocato ieri sera, cioè nella stessa maniera di come ha giocato ieri sera con l'Italia. Questo deve essere il punto, cioè l'idea, Dario, e poi magari andiamo in pausa, sì, lo so che dobbiamo fermarci, l'idea che quel giocatore lì, quello che è stato ieri probabilmente il migliore in campo, uno dei migliori in campo, fra i primi due migliori in campo della partita Italia-Spagna, sia un giocatore che la Roma può farne anche a meno, beh, insomma, a me dà un pochettino di preoccupazione, perché va bene, va benissimo, la Roma c'è De Rossi, portatemi uno meglio di De Rossi, no? Questo deve essere il ragionamento, come ragionamento che riprenderemo dopo. La Roma vende Osvaldo e prende Gilardino. No? Bravo, vale. Siamo pure per altri. Di Maria, della signorina Maria. Della solita signorina, sì, perché poi vale anche per altri ruoli, per altri assolutamente. Ruoli. E la riprendiamo da qui la discussione. Dai, Mimmo, vai, tra poco. Vai, Dario, tra vai. Poco. Ciao, ciao. Oggi signora del Mimmo? Eccolo, Ecco, ci eravamo interrotti, fermati sul discorso che sì, riguarda De Rossi, in realtà riguarda tutti i ruoli, mm-hmm, tutti i giocatori che hanno mercato. Noi ne abbiamo identificati quattro, perché poi sì, non credo si possa andare oltre Marcos. Beh, sono quelli che hanno comunque Osvaldo, una valutazione, diciamo, no? Pjanic, sì, più importante, sì. Chiaro che poi, insomma, lì dipende pure dalle richieste che arrivano, se sono di gradimento dei diretti interessati, dei calciatori, se accontentano per cartellino la società e per l'ingaggio. Certo, ci deve essere ovviamente un doppio sì quando succedono queste cose. L'idea di Gilardino alla Roma, da una parte mi tranquillizza, perché vuol dire che finalmente la smetterà di far gol alla Roma, quindi almeno quello dici. Almeno quello potrebbe essere, no? Capirai, se te dovessi prendere tutti quelli che ti hanno segnato, cioè una maxi rosa di 90 persone. Esatto. No, però io non capisco, cioè, ma come è uscita sta cosa? Mi aiutami un po', perché no, è uscita perché è reale, nel senso che ci sono dei contatti, c'è stata anche ieri sera una cena nel solito ristorante milanese, quello del piccolo Gianni, no? Piccolo Gianni con Preziosi, gli operatori di mercato, c'è stata una cena tra Sabatini e Preziosi, che sono molto molto amici. Tu ricorderai come lo scorso anno si videro a Piazza del Popolo in un bar intorno a mezzanotte e mezza per definire tutte le varie operazioni fra Roma e Genova, fra le quali quella di Destro. E adesso si sta cercando di lavorare per questo scambio, Gilardino alla Roma e Borriello al Genova, perché Borriello piace molto al Genoa, uno che si trova bene lì, e Gilardino dovrebbe venire alla Roma. Allora,
io non so come si possa pensare che la Roma faccia un affare da uno scambio di questo genere, nel senso, non perché Borriello non fa, io ovviamente bypasso lo scambio Borriello-Gilardino, arrivo direttamente a Osvaldo, perché è nel momento in cui tu prendi Gilardino vuol dire che c'è la certezza di vendere Osvaldo, no? E quindi non è che puoi pensare di avere destro Osvaldo e Gilardino, come non avevi la voglia di tenere destro Osvaldo e Borriello. E allora fatalmente poi l'arrivo di Gilardino andrebbe a colmare almeno numericamente la partenza di Osvaldo, dando per scontato che destro torni al 100% della propria condizione al più presto. Ci tornerà sicuramente, la speranza che torni al più presto al 100% della condizione. Detto questo, secondo me se tu dai via Osvaldo e prendi Gilardino non ci guadagni. Lo dicono i numeri, non i numeri assoluti, eh. Certamente Gilardino è uno che ha fatto tanti e tanti gol più di Osvaldo, però nello specifico in questo momento uno c'ha 31 anni, in altro ce n'ha 26-27, mi sembra che la situazione, insomma, penda tutta dalla parte di Osvaldo, anche andando ad analizzare i numeri dello scorso campionato, anzi della scorsa stagione, ricordando che probabilmente, anzi quasi senza probabilmente, Gilardino è in nazionale perché Osvaldo è stato punito. Se Osvaldo non fosse stato punito in nazionale ci sarebbe lui e non Gilardino. Insomma, per tutta una serie di chiacchiere che noi possiamo fare, a me sembra che il cambio, nel quale c'è anche in mezzo, ripeto, Borriello in tutta questa storia, ma è marginale, il cambio Gilardino-Osvaldo a mio giudizio non porterebbe vantaggio alla Roma, cioè perdi un calciatore che potenzialmente è in grado di farti 20 gol, la scorsa stagione li ha fatti tra campionato, Coppa Italia e gol con la nazionale, e un altro che sicuramente è un attaccante bravo, sicuramente un attaccante molto bravo, ma che probabilmente ha dato il meglio di sé. Poi aspetto che tu mi dica la tua, caro Derek. Sai che non mi torna, no, disamina, la condivido ovviamente, ma Mimmo, non mi torna il fatto che, dico ovviamente perché è mm-hmm. una stretta logica quella che riguarda poi anche l'assortimento del reparto, che chiederà Rudy Garcia da partire dal 9, da quando si radunano, ma non mi torna il fatto delle priorità sul quale spesso abbiamo ragionato, no? Le priorità da Roma qual era? Nel portiere, i terzini, esatto, a centrocampo, abbiamo detto, poi eventualmente arrivavi all'attacco se ti toglievano Osvaldo. A Roma, certo, attualmente, ti dico adesso, avrebbe per giocare come centravanti Totti, destro, Osvaldo, Borriello, attualmente parlo di gente, Nicolò Lopez, cioè questo stiamo parlando di tanti centravanti in un ruolo solo. Mi manca come tassello, mi manca di capire, non capisco perché non abbiano magari col Genoa i migliori del Genoa, chi so, Kučka, Granquist e Antonelli, perché non abbiano chiesto magari qualcuno più funzionale, visto che lì sei stracoperto ancora, no? Ma può darsi che tutto questo stia accadendo, caro Dario, perché il discorso è sempre il solito, cioè ci sono le barricate, i sacchetti di sabbia con le guardie armate a difendere la privacy, chiamiamola così, della Roma in merito al mercato. Alcune cose poi si sanno, perché lo ripeto, poi dopo tu lavori con tutti i procuratori, con tutti i direttori sportivi e non soltanto con la Roma, quindi qualche cosa alla fine riesci a trovare. Se ti dovessi basare sul lavoro che direttamente con il direttore sportivo della Roma faresti zero minuti di trasmissione, zero pagine di calcio mercato sui giornali o in televisione, quindi questa è stata una scelta da parte della Roma, quindi noi non possiamo dire se adesso magari la Roma non stia trattando con il Genoa anche Antonelli, tanto per dirne uno, no? Sì, io poi seguivo il ragionamento su Gilardino dando questa come indiscrezione reale, poi magari in secondo credizionale. Assolutamente sì, quindi voglio dire, poi le cose bene o male si vengono a sapere, ti stavo finendo di dire, certo. E la Roma in questo momento probabilmente non ha deciso di avere priorità, ce le abbiamo noi che guardiamo la situazione dall'esterno, quantomeno noi pensiamo che ci siano delle priorità, perché torno a ripetere, la Roma non ha un portiere, la Roma non ha degli esterni bassi di difesa che siano all'altezza della situazione, la Roma mancano parecchie cosettine, però queste cose ancora non ci sono, non è detto, io sono sicuro che poi alla fine ci saranno, ma non è detto che magari non potranno arrivare dopo che sarà arrivato un altro centravanti, l'ennesimo centravanti. Io non lo so francamente qual è il metodo di lavoro di Sabatini, io so soltanto che siamo arrivati ormai alla fine di giugno, stavamo aspettando qualche novità ormai dalla fine della stagione passata e ancora novità non sono arrivate. L'unico volto realmente nuovo è quello di Rudy Garcia, se poi dobbiamo pensare a qualche vecchio cavallo di ritorno c'è anche Gosens, che tu sai benissimo che
tornerà, è tornato, ma probabilmente non verrà tenuto, però intanto ce l'hai qui. Per il resto novità zero, però hai avuto la dichiarazione ufficiale che tutti sono cedibili tranne Totti, e questo mi sembra un punto di partenza importante, un discorso di una società che probabilmente ha bisogno di vendere prima di comprare. Come dicevamo prima, quella può essere la prova provata proprio di questa situazione qui. Credo proprio di sì. Mimmo, prima di salutarci, però sì, volevo... domani è chiuso? No, domani è aperto. Domani è aperto, essere aperto. Ti voglio chiedere, però, insomma, ieri è stata una giornata particolare, molto triste, perché insomma la notizia, la scomparsa, sì, di Stefano Borgonovo ha toccato tutti coloro i quali, insomma, col calcio a vario titolo, misura diversa, hanno a che fare. Tanti si sono espressi col cordoglio, però insomma sono immagini quelle di Borgonovo che nel corso dei mesi, delle settimane ci hanno un po' scosso, la coscienza. Assolutamente sì. E vedere un atleta, insomma, in età ancora, cioè 49 anni, affrontare questo travaglio, sta sua via crucis, e cedere questa lotta è stato pesante comunque, no? Sì, è stato pesante, ed è pesante anche pensare a coloro che comunque vi sono stati vicini, sì, fino all'ultimo, alla, sì, famiglia, ovviamente a loro deve andare il nostro pensiero, ma non si può non sottolineare magari anche l'atteggiamento. Ieri Roberto Baggio, che è stato ed è sicuramente, sarà sempre un grande amico di Stefano Borgonovo, l'ha definito un eroe. Io non so se stavolta lui abbia esagerato, però per certi versi Borgonovo ha rappresentato un po' un eroe dei nostri tempi, un eroe che deve combattere contro una malattia imbattibile e che comunque si è messo lì e ci ha provato, cercando di rinviare il più possibile il momento che poi è giunto ieri. E soltanto un eroe poi lo fa, mettendosi in mostra, non nascondendosi, cercando di dare il proprio esempio, cioè far capire che esistono anche quelle situazioni per tentare di smuovere un sentimento, un qualcosa. Io penso che Stefano Borgonovo in qualche cosa sia riuscito comunque, che la sua missione non sia stata vana, nel senso che probabilmente prima che lui si esponesse così pubblicamente, senza il minimo pudore, questa malattia era conosciuta, c'erano stati casi di atleti, anche di calciatori, che ne avevano dovuto fare i conti, ma probabilmente non c'era mai stata un'attenzione così forte su questo problema, non c'era mai stata un'attenzione così importante e generale per tentare di arrivare a, non so se a vincere questa malattia, io non so se questo è ancora possibile, spero che un giorno sarà possibile, però ecco, a focalizzare l'attenzione su queste cose, che sono cose che appartengono a gente che ha giocato al calcio, ma che appartengono purtroppo a chi ha fatto per una vita l'impiegato, l'operaio, il commerciante. Quindi è una malattia, una bella stronza, come la chiamava Stefano, che non guarda in faccia a nessuno. E allora noi dovremmo ricordare il sorriso forzato, gli occhi indimenticabili, che sembravano parlare veramente di Stefano, come il messaggio: non abbandoniamo, cerchiamo di dare una mano per coloro che soffrono di questa malattia. Tutti, chi può nel proprio piccolo, anche soltanto non voltandosi dall'altra parte quando si trova di fronte a una situazione di questo tipo qui. È così, Mimmo, grazie. A domani, ciao, sempre se Dio vuole. Ciao, a domani. Ciao Dario, ciao.